Attenzione a Elohim che non conoscevano, nuovi venuti da poco, cioè addirittura qui si parla di Elohim che sono arrivati sul territorio da poco, è chiarissimo. Conferenza episcopale italiana, allora che gli Elohim fossero tanti. Io direi che non c'è nessun dubbio. Da dove arrivavano? Questo non lo so. Non c'è nessun dubbio. E soltanto i filologi che si mettono al servizio della teologia riescono a, come dire, arrampicarsi sugli specchi insaponati, perché non capisco. Ma che forma aveva? Cioè, se era un'entità umana? Allora, ho detto prima che Abramo ne vede arrivare tre. Li riconosce immediatamente. Sono tre Anashim, cioè tre individui maschi. Nel capitolo 6 della Genesi c'è scritto che i maschietti di questi qui videro che le figlie degli Adam erano appetibili, se ne presero per compagne quante ne vollero, si unirono sessualmente e fecero dei figli. Quindi erano molto simili a noi, al punto da essere compatibili sessualmente. Poi, Abramo vede arrivare questi tre qui. Capisce immediatamente che appartengono a quel gruppo. C'è una cosa curiosa, molto curiosa. Nel capitolo 13 dell'Iliade, che ho citato lì, c'è uno di questi, quello che si chiama Poseidone, che corrisponde al sumero accadico Enki, cioè il signore delle acque, che sta dalla parte dei greci, perché questi si dividevano tra i vari popoli, no? Quindi combattevano gli uni con gli altri. E deve intervenire a incitare i greci a combattere per difendere le navi, perché i troiani stavano per conquistargliele, insomma, o per bruciargliele. Allora si traveste da Calcante e incita, arringa i greci. Quando se ne va, camminando, Aiace Oileo, uno degli eroi omerici, dice chiarissimamente: dall'impronta dei piedi e dalle gambe ho riconosciuto che quello non è Calcante, ma quello è uno di loro. E dice: sono riconoscibili i Teoi. I Teoi, che è il nome greco di questi qui. Sono riconoscibili quelli lì, da come camminano. Io non so se qualcuno di voi conosce il caso Amicizia, io ne ho solo sentito. È un caso di contattismo degli anni 50, durato un sacco di tempo, eccetera. Una, più persone mi hanno detto, io ripeto, non so, quindi ve la racconto, diciamo così, questa roba qui ve la racconto fra una grossa parentesi, perché mentre per quanto riguarda la Bibbia, quello è scritto, sì, la Bibbia è l'Iliade, quello è scritto, questa cosa qui ve la racconto, e dice che quelli lì camminavano sulla parte, appoggiando soltanto sulla parte anteriore dei piedi, sulle punte. Ci sono anche esseri umani che lo fanno. E quindi erano riconoscibili dal fatto che camminavano in quel modo lì. Chiudo la parentesi, finito. Rimaniamo a Bibbia e Iliade, che è già sufficiente. Sempre nei racconti omerici, l'Iliade e Odissea, per esempio, si dice che Efesto, che era quello di questi qui che si occupava della lavorazione dei metalli, sappiamo che era zoppo, cioè aveva un problema ad una gamba, e si faceva accompagnare da due ancelle. E la cosa interessante è che, vabbè, l'Iliade e l'Odissea sono pieni di racconti di ancelle, perché tutti i vari capi avevano le loro ancelle, di questi due, solo di questi due, che servivano a quello lì, si dice che avevano dentro il pensiero e la parola come dono degli dèi. Quindi erano due ancelle che parlavano e pensavano, vabbè, normale. Avevano la pelle come loro, cioè la pelle loro, L'oro, quindi la pelle di lucentezza metallica, ma la cosa più bella è che chiudono la descrizione dicendo: erano in tutto simili a fanciulle vive. Cioè non erano fanciulle vive, macchine. Solo di quelle due lo si dice, e tant'è che si mette in evidenza il fatto che, pur non essendo fanciulle vive, pensavano e parlavano. Poi nel libro di Odissea si dicono un sacco di altre cose, ma non abbiamo tempo.
Non abbiamo tempo, saranno oggetto di altri, lì ce n'è già una parte, saranno oggetto poi di altri lavori. Allora, questi qui, non ci sono domande? Che ore sono? Io lo chiedo per voi, perché visto che questa volta parlo a Torino, per me è vacanza. Sei meno quattro. Ah, ok. Posso? Sì. C'era, quando hai parlato dell'accoppiamento della... Hai parlato di un accoppiamento, no? Sì. Io so tramite i testimoni di Geova, così casualmente mi hanno detto che è nata una razza tra questi angeli decaduti, secondo loro, che poi in effetti invece secondo te sono gli Elohim, credo, una razza che non poteva procreare, cioè una razza nata da donne terrestri, più loro dicono angeli decaduti, però in effetti sono invece, la Bibbia dice, figli degli Elohim, figli Elohim, e nasceva questa razza che non poteva riprodursi. Però si citano queste cose. Questa è un'aggiunta, nel senso che quelli che sono nati di lì, la Bibbia li chiama Gibborim, che vuol dire uomini famosi, uomini potenti, però non dice che fossero sterili, la Bibbia non dice che fossero sterili. E c'entrano qualcosa con i giganti famosi o no? La Bibbia in quel passo lì dice che quando i figli degli Elohim si univano alle femmine degli Adam sulla terra, in quel momento e anche dopo c'erano i Nefilim, cioè i giganti. Ma non dice che fossero i figli degli incroci. Dice che quando si incrociavano sulla terra c'erano i Nefilim. Fosse un'altra razza. Come fosse un'altra razza. Ah, invece secondo questi... Tra l'altro, per esempio, una parte dell'esegesi ebraica, in relazione proprio a quel passo lì, dice una cosa diversa. Cioè, invece di utilizzare la vocalizzazione dei masoreti, Nefilim, parte dalla radice hafal, che è abortire, e dice che in quel momento sulla terra si praticavano gli aborti selettivi. Quindi dice che lì non si parla di giganti, ma si parla di aborti selettivi, nel senso che facevano nascere soltanto femmine. Però questo è tutto extrabiblico. Ma per dire che anche lì cambiano le vocali, loro, quindi questa parte di esegesi ebraica cambia le vocali al codice biblico, e quindi gli fa dire queste altre cose qui. Per cui le interpretazioni sono... nel senso che noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Extrabiblico cosa vuol dire? E vuol dire che non è scritto nella Bibbia, ma è nella letteratura, tipo letteratura talmudica o midrashica, e quindi letteratura di studio degli ebrei sulla Bibbia, o di elaborazione esterna alla Bibbia, che per alcuni è più importante della Bibbia, attenzione, che potrebbe anche essere, per carità. Cioè una, nel senso che il Talmud è scritto... No, non una traduzione, no, proprio... studi, elaborazioni, cose che nella Bibbia non ci sono, no? E per molti appunto il Talmud è più importante della Bibbia, cosa teoricamente anche plausibile. La Bibbia è scritta da uomini, il Talmud è scritto da uomini, ognuno sceglie il suo, ognuno decide. Il Talmud non puoi dirmi qualcosa? Andiamo piccolo. Allora, il Talmud è la produzione, ce ne sono diversi, almeno due importanti, il Talmud palestinese e il Talmud babilonese, è la produzione del pensiero elaborato dai rabbini, diciamo a partire dalla Bibbia. Quindi una sorta di evoluzione, di analisi, di studio, di comprensione, di interpretazione e anche con molte aggiunte. Ok? Grazie. Prego. Proprio per essere... so che poi... gli ebrei che guarderanno là si arrabbieranno, ma insomma, per essere in sintesi. Allora, strettamente collegati al concetto di Dio, così come l'abbiamo visto degli Elohim, ci sono questi due concetti qui, Kavod e Ruach, che sono rispettivamente gloria e spirito. Allora, si dice che, giustamente,
la lingua ebraica è una lingua polisemica, cioè una lingua nella quale singoli termini hanno più di un significato. Questa cosa qui viene detta spesso per giustificare il fatto che, come dire, l'approccio alla Bibbia è un approccio che deve essere riservato a pochi, cioè deve essere riservato a chi è in grado di capire, chi è in grado di scavare, chi è in grado di entrare nel merito, chi è in grado di andare a cogliere, no, tutte le sfumature dei significati. Questo è vero, nel senso che la Bibbia, l'ebraico è effettivamente una lingua polisemica. Vi faccio l'esempio di un'altra lingua polisemica, direi più polisemica dell'ebraico, l'italiano. Okay? Solo che siccome con l'italiano non sono costruiti i testi sacri, nessuno ci mette dentro l'aria di mistero. E che cos'è che dà la possibilità di comprendere il significato? Il contesto. Senza bisogno di mistero. Quando qualcuno mi dice: ah, ma Biglino, cosa crede di aver scoperto? Nulla, assolutamente nulla. Io non ho scoperto nulla. Io racconto ciò che leggo in un libro. Cose che sanno un sacco di persone. Diciamo che le racconto in un modo un po' particolare, questo sì, ma non ho scoperto nulla. O meglio, se vogliamo usare il termine di scoprire, tolgo le coperte, cioè le coperte di mistero, di velo, che sono state messe sopra purché non si capisse ciò che c'è realmente scritto. Cioè viene tutto caricato di mistero purché non si capisca chi è Yahweh. Perché se si capisce chi è Yahweh, capiamo tutti cosa succede, no? Certo. Nel giugno del 2008 il Vaticano ha emanato una direttiva nella quale si invitano sacerdoti e vescovi a non usare nella liturgia il nome Yahweh. Cioè deve pian piano scomparire. Nella conferenza che ho fatto a Torino l'altra volta c'è stato uno che mi ha fatto una domanda, mi ha detto: ma qual è la fonte? Siccome non me la ricordavo, e invece un altro ha tirato fuori e insomma adesso l'ho messa anche, e quindi c'è proprio una direttiva precisa con tanto di codice della congregazione de culto, e quindi è proprio una indicazione precisa: non usate più il nome Yahweh perché non è cristiano. Bisogna pian pianino farlo dimenticare, e capisco molto bene che lo devono far dimenticare, perché quando si capirà chi è Yahweh, chi era Yahweh, si capiranno un sacco di cose. Allora, qui, stranamente, questa polisemia ebraica finisce. Cioè, Kavod significa gloria e Ruach significa spirito. Punto e basta. Allora, Kavod, Kvd, come radice significa pesante. E Ruach, là qui la possiamo anche togliere, perché è un patac furtivo, ma insomma comunque, questo significa vento, vento. Tenete presente che per esempio nella lingua etiopica attuale il termine Roach, ancora, significa oggetto metallico che produce vento. Allora, gloria e spirito, gloria di Dio e spirito di Dio. Facciamo un esempio della polisemia. No, facciamo prima una cosa. Kavod, gloria. Nel libro dell'Esodo si dice che Mosè, quando chiede a quello lì: tu chi sei? Gli fa anche...